Eccolo. Ciao, ecco qua, ciao carissimo. Ciao a tutti, ciao Orazio e ciao a te Giorgio. Oggi su indicazione dei nostri amici che ci ascoltano affrontiamo il caso non ancora chiarito, ma anche se ho molti indizi che lo chiariscono, dell'ex presidente rumeno, l'ultimo, diciamo così, del socialismo reale della Romania, che una volta era riconosciuto come il blocco di Varsavia, il patto di Varsavia, quindi il blocco sovietico. Cioè Nicolaus Ceausescu, il quale, come ricorderete, circa 25 anni fa, giù di lì, ci fu questa rivoluzione in Romania, e come tutti ricorderanno, che poi culminò con l'assassinio molto strano, un processo stranissimo, un assassinio strano di Ceausescu No, e la sua consorte. non ci fu neanche nessun assassino, Sì, nessun no, processo. no, no, beh, lo È ammazzarono, stato insomma. depurato. Nessun processo. Sì. Sì, l'hanno assassinato in un certo qual modo, voglio dire, l'hanno proprio neanche il tempo di fare un processo serio. Infatti, Sacrificato al mondialismo, sacrificato al esattamente, mondialismo. esattamente quello che infatti così ho titolato. Allora, è un caso veramente che ci ricorda un po' anche altri casi più o meno analoghi, no? Di capi di Stato assassinati così 448, come è successo da noi a Mussolini, come è successo in Libia con Gheddafi. Così, perché devono togliersi di mezzo, in quanto che danno fastidio, Ricordiamocelo. esatto, danno fastidio. Quando si ha ragione per eliminare un pretendente scomodo, l'unica soluzione di toglierlo dalle palle è fucilarlo sull'immediato. Esatto, è quello che purtroppo riescono, anzi fanno spesso certi signori quando organizzano queste rivoluzioni, che diciamo che poi nel caso della Romania possiamo Quale anche definirla. rivoluzione? Non c'è stata niente. Timo Vabbè. Soares è stato un sistema messo in piedi dalla CIA esattamente come Esatto, le no, dico, ci fu in piazza quella manifestazione della CIA, come sappiamo. Insomma, era un cliché già preparato che poi hanno usato ancora anche in Ucraina ultimamente, ma con esiti molto diversi da quello che è successo in Romania, perché Putin non ha fatto assassinare il presidente ucraino, appunto, Yanukovych. Ora ti do la parola a Giorgio, così Calmo, ci racconti subito questa calmo. faccenda. Prego. Per noi è importante sottolineare questi importantissimi aspetti e io lo faccio grazie a un'opera fondamentale che faccio vedere. Questo è un testo che è rimasto fondamentale. Va Sotto non bene? dice niente di Franco Fracasso. Sì. Perché questo libro è rimasto fondamentale? A parte il fatto che Claudio Fracassi è stato un grande giornalista, per lungo tempo è stato il direttore di Avvenimenti, ha poi scritto questo libro che è molto difficile vedere nella ristampa, ma questo testo è stato preso ad esempio per tutti altri testi a venire, perché grazie a questo grande giornalista, lo dobbiamo dire, che poi adesso non so che fine abbia fatto, perché con ogni probabilità Claudio Fracassi si è un po' pentito di aver scritto questo libro. Facciamo questa Non ha ipotesi. più lavorato, No, no, diciamo, va. Diciamo facciamo un po' questa ipotesi. che non ha più No, lavorato. diciamo che la rivista Avvenimenti poi ha finito le sue tirature. No, Claudio Fracassi, direttore del settimanale Avvenimenti, e autore, fra l'altro, di Il ciclone Natascia, 1975, Alexandra Kollontai e la rivoluzione sessuale, 1977, e L'inganno del Golfo, 1992. Chissà Ok? come, Ho è lì che si è bruciato le ali. l'impressione, ma comunque guardate, lo faccio vedere di nuovo, cari amici, perché questo è comunque un... No, no, ma ecco, si vede, no, perché sennò... questo comunque è un testo fondamentale, perché c'è scritto di tutto, ma c'è scritto bene ed è stato scritto da un competente. In un'epoca, perché questo è un libro, e ve lo dico subito, è un libro che è stato pubblicato, perché qui è difficile trovare, eccolo qui, Libri dell'Altra Italia, Libera Informazione Editrice Roma, stampato presso lo stabilimento Nuova Stampa, Printed in Italy, ma obiettivamente
obiettivamente la data di stampa non è di facile reperimento. Ecco, è del 1994. Ora siamo proprio in un crinale importantissimo della storia dell'umanità, perché in Italia in quegli anni è successo di tutto. 92, quello, 93, 94. Ecco, ma quello che è successo in Italia, il più delle volte non viene detto, ricordiamoci che c'è stato correlato a quello che è successo nei Balcani. L'attacco pesantissimo, esattamente, quindi è stata tutta un'operazione programmata a suo tempo. Non a caso era D'Alema, c'era Amato, c'era Ciampi. Esattamente, e l'attacco ovviamente alla Jugoslavia, lo smembramento, il bombardamento su Belgrado, dovremmo sempre pentirci, ma è sempre più amaramente. Esattamente, che quel mascalzone delinquente di D'Alema, capo del governo, fatto capo del governo perché servo che doveva rappresentare la punta di diamante dell'asservimento culturale del catto comunismo agli interessi finanziari. Infatti, D'Alema fu anche lui non eletto, fu fatto capo del governo non eletto, ricordiamocelo bene. Esattamente. Ricordiamoci che prima o poi leggeremo questo, in questo testo di Gramsci è prevista esattamente l'evoluzione del comunismo italiano, in questo testo, la fusione con le forze cattoliche, la nascita del catto comunismo e le conseguenze nefaste dei governi non eletti del catto comunismo nell'Italia di oggi, sono tutti loro. Il catto comunismo poi è un binomio, ma qui bisognerebbe metterci anche l'elemento massonico, perché la terna sono tre: catto, massa, comunismo. E la mafia? Catto, ma la mafia sta un po' fuori perché è più nobile di questa marmaglia qui. I mafiosi sono più nobili, sono dei signori, capito? Allora, catto, massa, comunismo, questa è la realtà del mondo che domina il nostro paese per conto e conto per conto degli usurai. No, ma ogni giorno ne scopriamo di più. Sì, dillo, questa è l'ultima che... Allora, legge 27 del 1999, articolo 9, è la legge istitutiva della figura del difensore civico. No? Allora, il difensore civico deve essere, in base proprio al dettato dell'articolo 9, di mandato quinquennale non rieleggibile. Allora io nel 2003-2004 ho avuto a che fare con il difensore civico perché mi serviva una delle sue prestazioni e mi rispose un tale Enrico Maria Filogamo nel 2004. Secondo voi oggi chi è il difensore civico della Regione Lazio? Domanda. Enrico Maria Filogamo. Dopo tanti anni, va bene. Allora entriamo un attimo nel tema. Entriamo nel tema di Ceausescu. Intanto è in piena occupazione da 7 anni. Allora, veniamo di nuovo al discorso. Siccome la maggior parte dei nostri amici non saprà o non si ricorderà come stanno le cose, vediamo quello che scrive Claudio Fracassi proprio in relazione all'operazione mediatica. Perché, anzi, ecco, di volta in volta ci viene sempre in mente qualche cosa. Come fate voi a dire che tutto quello che è successo a Parigi e a Bruxelles è tutta una bufala? Perché sappiamo quello che hanno fatto, non solo con quello delle torri gemelle, è stata una cosa incredibile, perché il Terzo Palazzo... Ah, aspetta, adesso non te l'ho detto. Allora, ho conosciuto un mio vecchio operaio rumeno che aveva fatto la cosiddetta rivoluzione delle miniere di Timișoara. Un cazzo di niente! Sì. Non è vero niente di tutto quello che ci hanno raccontato della rivolta armata, di tutte le varie porcate che hanno detto, no, che c'erano 100.000 minatori che volevano scardinare il sistema. Falso. Tutto completamente falso. Allora leggiamo... Prego, vai Giorgio, vai. Allora leggiamo vai. Che scrive Claudio Fracassi. Allora, no, anzi, dobbiamo dire... Perché parliamo di Timișoara? Il 90% delle persone, per poco che siano, che ci stanno ascoltando in questo momento, ci chiederanno, ma che è questa Timișoara? Allora, cos'era? Avevano fatto vedere le televisioni occidentali.
che gli ammassamenti, che, le stragi, sì, i corpi che, per strada, sì, che le violenze dei miliziani. Sì, allora che c'era stata una rivolta contro Ceausescu. Ceausescu aveva fatto sparare la polizia sulla politica folla. Sulla folla, e c'era una marea di morti. Ecco, questa è la piazza Timisoara, la famosa piazza Timisoara. Va bene? Poi c'è stata la cosa detto che i minatori minacciavano di arrivare per bastonare e colpire i rivoluzionari. Non era successo assolutamente un beliamato cazzica. E adesso leggiamo quello che scrive Claudio Fracassi. Benissimo. Dimmi. Bene. Dico. No, niente, vai avanti. Il titolo è Il custode. Io ignoravo questo libro. Io ignoravo questo libro, la prima volta ho sentito parlare, anzi è fatto benissimo a tirarlo fuori. Importanti in assoluto. Diciamo, a fronte della pochezza del libro stesso, è importante perché dopo questo libro nessuno con la stessa competenza ha fatto opere dello stesso tipo, ecco perché è importante. Benissimo, avanti. Non perché questo sia Dante Alighieri. No, c'è un capitolo precisato. Intitolato Il custode del cimitero, manco fosse Il custode del cimitero dove è risorto Cristo, vedi? Giovanni di Arimatea, no? Il custode del cimitero dove è morto. Andiamo. C'è sempre qualche persona che riesce a vedere l'imperatore nudo quando tutti affermano concordemente che è magnificamente vestito in mezzo ai grandi eventi della storia. A Timisoara si aggiravano tra gli altri. Il bello è questo. A Timisoara si aggiravano tra gli altri in quei giorni due cronisti venuti dall'Italia per conto di un quotidiano di provincia, arrivati a spese proprie per vedere la rivoluzione. Che poi il bello. Di provincia veneta, eh? Sì. Allora, ricordiamoci anche da dove viene. Allora, il bello di queste cose è che c'è anche, come dire, il testimone serio che viene comunque massacrato dai media. Cioè, non perché venga viene attaccato, strumentalizzato. Ma no, nemmeno questo. Perché la massa di pseudoinformazioni che arrivano soperchiano l'informazione. Quella che è vera potrebbe essere. Che è sempre limitata, certo. Capito? Allora, proprio per vedere la rivoluzione, appena lasciate le valigie all'Hotel Continental, i due, Michele Gambino e Sergio Stingo, corsero al cimitero per osservare dal vivo le immagini ossessivamente ritrasmesse dalla televisione. Raccontarono poi, eravamo in preda... Le fosse comuni. Sì, appunto. È come quelle che fecero vedere... prima dell'attacco contro Gheddafi, ti ricordi? Che era un banalissimo funerale in un chissà quale cimitero delle Sorelle. Come no, come no, è il 2011, esatto. Ti ricordi? Raccontarono poi, eravamo in preda ad un misto di oppressione e di curiosità. La casetta di cemento, una delle camere di tortura della Securitate, c'è il cadavere di un uomo su un tavolaccio di ferro, la pancia squartata e poi grossolanamente ricucita. Poco distante, in fila su un lenzuolo, ancora cadaveri, una ventina, nudi. Uno sembra trattenere le viscere rinsecchite tra le mani. Due metri era quello che si vedeva, fecero vedere. Si è fatto. Non ricordo bene. Due metri più avanti, la scena prende il colpicino di un neonato sul ventre di una donna. Ma c'è qualcosa di strano. Almeno la metà dei cadaveri sono in avanzato stato di decomposizione. Non c'è bisogno di essere degli esperti per stabilire che la morte risale a diverse settimane fa. E ancora, la madre del bambino ha almeno una sessantina d'anni e il suo cadavere è peggio conservato di quelli del presunto figlio. Dunque, la carneficina non è carneficina? I morti non sono morti? La realtà non è realtà? La verità non è verità? L'imperatore non è vestito? I cronisti si rivolsero non al tribunale della storia, ma al custode del cimitero. Oh, anche le pie donne si erano, o no? O come no? Cazzo,
dice Giovanni di Arimatea, ma dice, ma l'ho visto io, dice, l'ho curato, dice, l'ho pulito, l'abbiamo pulito fino a ieri, dice, ma gli ha detto, e ti cazzo ne so, gli ha detto Giovanni di Arimatea, no, chi ha detto Giovanni, non ricordo più, così è sbarito. E di lì è nata una religione. È svampato. Allora, l'imperatore non è vestito, i cronisti si rivolsero non al tribunale della storia, ma al custode del cimitero che si autodefinì direttore. Le puttanate messe insieme, era allucinante. Quei corpi, spiegò l'uomo, sono di vagabondi, barboni, ubriaconi, derelitti. Questo, aggiunse, è il cimitero dei poveri. Non c'era stata tortura, ma autopsia. Perciò i cadaveri erano tagliati dal mento all'addome, certo, e ricuciti. Certo. I corpi erano stati disseppelliti, illuminati, fotografati, ripresi dalle telecamere. Ho detto a tutti la verità, si disperò il vecchietto. L'ho detto ai giornalisti, ma nessuno mi ha... Ma nessuno hanno, mi ha c'hanno, c'hanno, c'hanno lavorato infiorettato, sì, adobbato sopra. Certo. Che io faccio? Gli servivano un po' le corpi, lui ha dati, poi dopo ognuno racconta la storia come gli piace. Hai capito. Quindi hanno addirittura, se ho capito bene, distribuito i morti per inscenare una macchina brascina e dar la colpa a San Francisco. Moltiplicati per cento, poi c'è quella tecnica cinematografica. Diciamo le ragioni del golpe quali sono? Signora Katz si chiama? Caterina Katz. Rita Katz. Che fa esattamente questo. Esattamente. Rita Katz, sì, fa queste cose qua. E poi all'occasione crea anche le scenografie macabre per... Le ragioni comunque sono anche il fatto che il petrolio romeno faceva gola agli americani e poi c'è anche dell'oro Romania. Che da notizie che raccolta quella, che anche quello, cioè, insomma, si trattava di impossessarsi delle risorse rumene, e siccome anche Ceausescu era, diciamo così, era anche nazionalista da questo punto di vista, quindi non voleva un nazionalcomunista, esatto, come lo le scatole alle strategie multinazionali mondialista, esatto, come lo è stato Milosevic in Serbia, no? Uguale, tutti e due uccisi, uno ucciso così e l'altro fatto morire un altro modo, ma in realtà il caso Ceausescu e il caso Milosevic si assomigliano, perché erano due, diciamo, capi di Stato che volevano svendere il proprio paese. Il bello è, Ubaldo, che Milosevic è stato riabilitato, era tutto vero quello che diceva lui, era tutto falso quello per cui l'accusava. Appunto. Capito? Si è fatto 2 anni di carcere e poi l'hanno fatto fuori perché non doveva parlare. Esattamente. Giulio Cesare all'inizio di Caffè, no? Esatto, no, ho capito bene cosa vuol dire. No, ma in effetti, il caso Ceausescu è in questo caso per far capire a chi ci ascolta che certe cose succedono sempre per uno scopo, no? Che lo scopo è quello di impossessarsi delle risorse di un paese. Tutto qui. Assassinato lui la moglie. Allora, esatto. No, un attimo, Ceausescu, ma Milosevic l'hai sentito un giorno solo un qualunque testo, un qualunque verbale degli interrogatori che lui ha subito in prigione? C'è stata una divulgazione col cazzo? No. Poi sarebbe anche morto di infarto. Ma per carità, ma chi ha detto che è morto di infarto? Ma lui si è sempre dichiarato innocente. E adesso tutte le varie decidi di Brosina, come cavolo si chiama, non mi ricordo mai. Stanno dicendo tutti falsi. Tutti, no, portavano i morti coi camion da un posto all'altro. Esattamente. Da un posto all'altro portavano i camion, pieni di morti. Purtroppo. Come spostare gli aerei da un campo di aviazione all'altro, no? Il caso Ceausescu, diciamo, è emblematico perché appunto la Romania, non ricordiamo, c'è il petrolio, i pozzi di Ploesti sono, insomma, una cosa succulenta. E quindi i signori che manovrano questa rivoluzione tra virgolette, ovviamente si fanno bene i conti. Ecco che Ceausescu non voleva cedere le proprie risorse, voleva privatizzare, tac, la rivoluzione. E quindi l'ha fatto anche fuori così, in modo sbrigativo. Questo vuol dire che allora sono comprati tutti gli apparati dello Stato,
sono comprati lo, sotto no, maggiore... quelli che erano d'accordo con Gorbaciov. Esatto, sì. Dopo. Esatto. Diciamo che loro le cose le preparano in questo senso, cioè hanno le quinte colonne interne. Ricordiamoci sempre che la lobby ebraica è sempre stata dentro al Partito Comunista, non è mai uscita dalla dirigenza, capito? Certo. No, mai. La manina di controllo nei paesi sovietici, capito? Nei vari stati sovietici, della Unione Sovietica. E quindi è così che poi gradualmente hanno spostato l'immagine loro da quella che era l'autocrate a quella che era l'imprenditore della multinazionale russa in quel momento o di qualunque altro di quelle nazioni che poi sono diventate capitaliste e quindi di mercato, capito? Allora continuiamo la lettura perché ovviamente come tu puoi vedere prego, va avanti. È veramente una cosa molto importante. Il giornale di provincia italiano aveva probabilmente in mano lo scoop del secolo. Se non senti bene, dillo che aumento... Vai pure. Ma non pubblicò una riga. Com'era possibile che la TV mentisse, che i giornali mentissero? Questa è la logica. E allora, siccome siamo qui a commentare queste cose, com'è possibile che il Papa possa mentire di fronte a queste verità? Ma l'hai sentito che ieri ha detto che scomunica quelli che non accolgono gli immigranti? Ma lui scomunica, lui è il primo a scomunicare, non l'ha mai accolto nessuno. Beh, se no, sei in buona compagnia. Monarca di assoluto di un paese straniero, dove non esiste la libertà democratica, dove non esiste la legge di tutela, una costituzione di tutela degli interessi dei cittadini, lui va a rompere il cazzo in un altro Stato. No, capo di Stato che viene dall'estero. E noi l'abbiamo denunciato. E noi l'abbiamo denunciato, viene qui a rompere il cazzo, dovete fare così. Ma chi sei? Ma chi te conosce? Ma che cosa vuoi? Pensa ai cazzi tuoi. Fallo a casa tua se vuoi farlo. Esattamente. Punto. Allora, proseguiamo. Prego. Allora, i giornali mentissero. Timisoara non era dunque Timisoara? 10 giorni più tardi il racconto dettagliato dei due cronisti fu pubblicato da un settimanale nazionale che titolò quelle cifre inventate, quei cadaveri truccati. Quindi, e questo ci serve per dire che non è che in un sistema pseudo libero l'informazione libera non la fanno filtrare, ma la supero sistematicamente con una massa di menzogne, con una massa di informazioni vanno in overboost, dicono. Esattamente, cioè mettono il turbo alla falsa informazione e quella vera rimane lì nella nicchia ridotta a minimalismo, capito, teorico. E tu lo chiedevi proprio stamattina anche in relazione, non ricordo più, al fatto che nessuno rispondesse a fronte di certe richieste e palesi evidenti, laddove io ti dicevo che il sistema dell'informazione non è mai negare la controinformazione, ma dare un'altra versione. Ma dare un'altra versione è soverchiante. Tu non negherai mai l'informazione. Perché entra in conflitto, nel momento del conflitto devi dare giustificazione. Devi mettere giustificazione. Esattamente. 10 giorni dopo, il racconto dettagliato dei due colonisti fu pubblicato da un settimanale nazionale che titolò quelle cifre inventate, quei cadaveri truccati. Ma 10 giorni più tardi la Romania già non esisteva più. Inghiottita dalle pagine interne dei quotidiani e dalle code dei telegiornali. Guarda com'è chiaro in 10 di ieri. Scrissero i testimoni del non evento. Al nostro ritorno in Italia confrontammo ciò che avevamo visto con quello che avevano scritto i giornali e avemmo la buffa impressione di essere stati da qualche altra parte. Di una chiarezza estrema. Una scenografia artefatta proprio fino all'ultimo. Ma loro fanno così. Hanno collaudato certe mosse ormai. Sulla Luna! Siamo andati sulla Luna per la miseria e non me l'hanno mai detto. E appunto.
ce l'hanno mai documentato. D'altronde, finché ci sono i fessi che credono che i porci volano, quindi. No, è molto probabile che i porci volino, è molto più molto probabile. Più probabile. No, ma la cosa incredibile è che quando si apre una rotta, guarda per esempio la più classica delle situazioni, quella che aprì Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo in America c'è stato 4 volte, se mi ricordo bene. Appunto. No, aveva trovato la via e cazzo, ogni 2 o 3 mesi partiva e andava c'era da rubare. C'era da prendere, arrivava per primo, prendeva meglio. Quando poi hanno visto che era, l'aveva fatto Cristoforo Colombo, tutti gli altri appresso a lui, certo. Vespucci, gli altri portoghesi, come ricordo, capito? Tutti appresso. È stata una migrazione, Magellano, una migrazione continua, Gazzetta. Una migrazione Caboto, Caboto pure andò su verso la scala. Quello voglio dire, cioè s'apre una rotta e lì ci si buttano tutti. Tu mi devi dire come cazzo dire che dal 67 non c'è più andato nessuno, tranne quello che dicono che è andato male, no? Sì, appunto, che ancora sta lì, no? Sì, dice. Capito? Allora, questo mi ricorda una famosa barzelletta che è molto bella, che ogni volta mi sento obbligato a raccontare. È bella anche perché fu raccontata dal grande Oscar Wilde, di una ciurma che era naufragata nei pressi di un'isola. Scendono questi poveracci in questa isola e vedono che si avvicina a loro una specie di Robinson Crusoe, con i capelli lunghissimi, bianchi, come la me? Barba bianca. Come me? Dice, allora tu, cazzo, dice, ma chi sei? Dice, non me lo ricordo più. Sì, perché sei venuto qui? Dice, sono venuto qui per dimenticare. Per dimenticare. Dice, l'ho dimenticato del codice, ma l'ho dimenticato. Mi pare ovvio. Non so come era Oscar Wilde. Troppo bella. Questa la conoscevo, per non essere di Oscar Wilde. Quindi c'è qualcuno lì che è rimasto sulla Luna e quando arriverà qualcuno si ricorda di lui. Dice, ma tu perché ti hanno mandato qui? Boh, dici, non lo so, sto qui e mi sono dimenticato. Capito? Vabbè, andiamo. Allora. Sensazione analoga dovete provare l'inviato di una grande agenzia occidentale che non riuscì a capacitarsi di come avessero potuto essere uccisi 60.000 romeni. 60.000! Questo sei, non ti ricorda qualcosa? Sì, 6 milioni. Ecco, vedi, quando si tratta di rompere i coglioni... È sempre sei. 666, 60.000, 60 milioni, 600.000 milioni, è la stessa cosa, è sempre. Questa era la cifra rimbalzata in tutto il mondo, tutti a crederci. In una città come Bucarest, in cui solo pochi edifici apparivano distrutti o danneggiati, raccontò poi: gli ospedali erano chiusi alla stampa, ma ad ogni angolo c'erano candeline accese a centinaia. E qualcuno disse, ogni candelina una vittima. Dunque io, giornalista, avrei dovuto scrivere il pezzo contando le candele. Oh, ma questo è bello. Allora, hai comprato un po' di candele? Andiamo a parlare la morte della totale democrazia del Comune di Roma, quando diranno appunto che è avvenuta una rivoluzione per la conquista del Campidoglio e ci saranno 60.000 morti dalla presa del Campidoglio. Quello che resta delle ricchezze alla Basilia, di questa città. Alla Basilia ci sono stati 24 morti, ricordiamoci. Alla Spromonte, alla battaglia di Calatafimi, 17. Sì, 35. A quelle che servono il turno, 247. Calatafimi, 35. Un altro testimone incredulo nella capitale fu Guy Shibton, che poi espose i suoi dubbi su un prestigioso settimanale francese. Le strage di Bucarest erano più tranquille di quelle di Parigi. In 3 giorni tutto era finito? Se nei giorni 22, 23, 24 dicembre migliaia di proiettili sono stati fatti esplodere dai carri armati sulla piazza del Comitato Centrale dai miliziani, dai terroristi, come mai la sede dei democratici
è stata miracolosamente ricordata. Intatta. Stupide domande. Non l'avevano già tutto fatto vedere la TV? E poi, tanti giorni dopo, la Romania era scomparsa. L'informazione cercava già altre vicende da illuminare. Un medico di Médecins Sans Frontières raccontò al ritorno in Francia una sua incredibile verità. Siamo partiti in 20 tra medici e chirurghi con 4 tonnellate di materiale. I chirurghi sono tornati immediatamente indietro perché non c'era stato bisogno del loro aiuto. Ma quel medico non leggeva i giornali, non vedeva la televisione, non sapeva distinguere l'incauto tra verità e bugia. Allora, proseguiamo, perché tu volevi sapere queste cose. È stato veramente il primo elemento di sperimentazione del sistema, del nuovo sistema messo a punto da chi di dovere, no? Nel sistema di totale di disinformazione, che è ovviamente sul quale poi lavorano da sempre, perché tutto il resto è stato tutto mistificazione televisiva. I giorni a cavallo di Capodanno furono di duro lavoro per i rappresentanti a Timisoara dell'informazione planetaria. Ci rincorrevano le voci di nuovi ritrovamenti, di nuove fosse comuni. Secondo quanto scrissero, al ritorno i due esterrefatti cronisti italiani che si erano intrattenuti col guardiano del cimitero, ricordiamo sempre questa figura. Il ruolo del guardiano del cimitero è fondamentale. Fondamentale. In tutte le credenze, in tutte le religioni, in tutte cimitero. Le superstizioni. Esattamente. Un giorno durante una conferenza stampa sui massacri, ad un certo non scordiamoci mai il guardiano dei verri, il guardiano delle scrofe. Certo, perché il guardiano delle scrofe ha una funzione sociale importante. Importantissima. Ogni tanto mancanza d'altro. Fa davvero anche lui, lo fa davvero. No. Chiedi informazioni dall'attuale presidente della Camera, vai. Appunto. Posso sbagliare un po' sulla situazione. La Boldrina. No, ma io non lo dico mica per cattiveria. Lei no, è giusto. Una Boldrina, cioè, lei pretende che dal maschile si passa al femminile, sì. No? Quindi dal maschile al femminile, certo. E quindi Boldrina. Sì, lo sono, ma era stata una gallina, sì. Una gallinaccia. Cocodè. Gallina Cocodè, ma le galline Cocodè non stanno lì tutte assieme a starnazzare, a starnazzare. E quindi lei è informata, è un personaggio informata sui fatti. Sì. Ad un certo punto un ragazzo romeno con al braccio la fascia gialla, blu e rossa della rivoluzione si impadronisce del microfono e urla: non è vero niente, vi stanno prendendo in giro, nessuna fossa è stata trovata. All'ospedale il bilancio dei morti durante la sparatoria di metà dicembre fatto dai medici non variava, tanti, forse una cinquantina. Allora, tutti i medici complici là, tanti, ma tanti nel mondo voleva dire 4.600, anzi 4.632, secondo le più aggiornate, più informate, più diffuse, più verificate notizie. Qualcuno osava mettere in dubbio ciò che tutto il mondo sapeva per certo? Allora, quando bello. Noi parliamo appunto di risurrezione di Cristo, c'è qualcuno che dice tu non sai che è stato confermato, ma di chi? Ma da parte di chi? Andiamo avanti. Allora, i testimoni, tra l'altro, cosa dicevamo stamattina? Che nei Vangeli c'è scritto: bella. C'è scritto che quando stavano passeggiando a Cosoli, in quel paesino, no? Emmaus. Emmaus, è vero. Che io ho sbagliato l'accentuazione. Dice che in quel momento il Cristo camminava tra di loro, ma loro non l'avevano riconosciuto. Ma se non lo riconoscevano, non era lui, no? Se no, come fai? Non l'aveva riconosciuto nessuno. Mando uno, no? Allora dice: io il mio doppio l'ho messo sulla luna.
anzi io sono il doppio di uno che sta solo, dice, avete le facce diverse, e cazzo, miracolo. Mettere. Siamo la perfezione. Allora, la perfezione non è di questo modo, è no? Naturale. Quindi, cazzo, una piccola variante, uno si è fatto un trucco sulla faccia, non è più riconosciuto, è sempre lui. I testimoni dell'informazione planetaria si chiedono dove poteva essere la verità nascosta e giunsero alla conclusione che si trattava di un mistero. E perché non la risurrezione di Cristo? Era un mistero. Vedi che classico. I fatti sono proprio loro. La sequenza è la stessa, che presto sarebbe stato svelato. Presto lo sarebbe stato svelato. Cioè quando, come dicono i preti, quando esposto lo saprai. Dopo morto lo saprai. Ti verrà svelato questo importantissimo. Un inviato si chiede dove sono finiti tutti quei corpi straziati dai mitra e dai cingoli dei carri armati, quei vecchi trucidati, quei bambini uccisi insieme ai genitori. E questo è il mistero che incombe su questa città, questa è la tragedia che pesa sulla vita della gente. E allora? Detto in parole povere? Mi dice un cazzo. No, ma quello è una frase, è un concetto criptato. Per cui tu non riesci a capire dove è l'inizio e la fine della frase, dove è il soggetto, dove è la funzione, qual è l'azione, è il massimo della non comunicazione. Esattamente. In cui tu entri dentro e dici: ma non capisco un cazzo, sono un coglione, non capisco un cazzo. No, poi soprattutto di fronte alla massa dell'informazione, ma come? Non credi ai 60 milioni di morti di corpo, non ti vergogni? Se mi devo vergognare, allora ci credo, no? Più facile. Un altro informò: i cadaveri degli assassinati sono stati fatti sparire subito dagli uomini della Securitate. Porca miseria. È la stessa ragione di quella degli ebrei, no? Di Auschwitz. L'hanno bruciato. Li hanno bruciati. Dice, ma mi dici dove stanno? Ah, ma dice, li hanno tutti bruciati. Come se uno nel forno granatore bruci tutto. Per bruciare uno scheletro umano ci vogliono dei secoli. Ci vogliono ore e ore di... Ma dei secoli ci vogliono. Oggi ci vogliono, quei forni di oggi. Certo, che vanno mille, io ho l'esperienza per mia sorella. E questo è il mistero che incombe su questa città, questa è la tragedia che pesa sulla vita della gente. Un altro informò: i cadaveri degli assassinati sono stati fatti sparire subito dagli uomini della Securitate. Un terzo più esplicitamente denunciò una mostruosa operazione di occultamento della verità. Ma tu guarda, che delinquenti sti giornalisti. Porca miseria. Che ottundono la verità. E spiegò: le squadracce di Ceausescu sono riuscite a far scomparire la maggior parte dei cadaveri e quelli recentemente riesumati dalle fosse comuni, a testimonianza della ferocia del regime, non bastano a far quadrare i bilanci ufficiali che parlano di 4.700. Sicuramente avevano preparato il campo, come hanno fatto con il 25 luglio qua in Italia. Sì. E diciamo la parte più realista del Parlamento e della burocrazia dello Stato non ha avvertito l'arrivo di questo evento, per cui quando c'è stato il 25 luglio ha sorpreso tutti, e poi tutto il resto con l'8 settembre, esatto. No? Sì. Era tutto in un casino catastrofico, per cui la gente non ha avuto quella capacità di reazione che avrebbe dovuto avere. Certo. E a Ceausescu hanno fatto la stessa identica cosa. Poi buona parte dei romeni volevano comunque l'ingresso in Europa, all'Europa occidentalizzata. Certo. La cifra potrebbe essere confermata nel giro di 3 o 4 mesi. E poi è chiaro che nessuno dice: ma tu non avevi detto che dovevi confermare la cifra? Sì. È come le sentenze in Italia, no? Che tu aspetti. Che voglia. Le sentenze arrivano là e dice: ma scusa, le cause sono finite, il dibattito è finito, stiamo aspettando la sentenza. Ah, ce eravamo dimenticati. No, però quella sentenza, l'udienza che siamo andati noi, ti ricordi, quella mia? Sì. Che poi dopo, a fine dicembre, 22-21 dicembre, c'è stata un'altra udienza, diciamo, definitiva, la sentenza mi è arrivata a gennaio a me. Esattamente. Quindi bisogna dire che sono stati solleciti, insomma. Qualcuno. Una volta tanto. No, io sono 15 anni che sto ancora aspettando. Allora, ciò che era realmente avvenuto. Nel giro di 3 o 4 mesi, tuttavia, la cifra non fu confermata, il che non implicò ovviamente che essa fosse messa in dubbio. Il massacro di Mishoara, mostrato più e più volte alla TV, raccontato
dai quotidiani, fotografato dai settimanali e dai mensili, era ormai consegnato alla storia. Su di esso è come la resurrezione di Cristo. Non vedi quanti disegni ci sono? Quanti milioni di milioni, no? Di Cristi, c'era quella canzone. No, i 31 prepuzzi di Cristo sono la cosa più eclatante di tutta. Ma io dico, ma come cazzo si fa, proprio nel senso vero del termine, ad accettare il concetto che solo qui nel centro Italia ci siano distribuiti nelle chiese di campagna o di città 31 prepuzzi di Cristo? Cioè, veramente. Tanto è vero che infatti si ipotizzava quel personaggio che fosse un trigenta Ewana Monopalance, nome del Trigenta Unem, sì, Trigenta Unus, Trigenta Unum Monopalance. Mamma mia, fotografato su di esso si sono già esercitati i commentatori per scoprirne le radici, valutarne le connessioni, indicarne le cause remote e gli effetti futuri. Il Misoara e la Tipisoara, e basta. Si può aspettare forse una conferma burocratica entro 3 o 4 mesi per sapere che il sole sorge ogni giorno a Oriente? Queste sono le cose, cari amici, da sapere, vicini e lontani. Il 24 gennaio... Molto vicini e molto lontani. Una rete televisiva tedesca trasmise testimonianze oculari da Timisoara. Secondo quelle immagini di orrore della scoperta della fossa comune, mandate in onda durante i giorni più caldi della rivolta, sono messe in scena, sono false. La France Press batte il seguente dispaccio. Le immagini dei cadaveri mutilati mostrati dalle televisioni del mondo intero in seguito al massacro di Misoara non sono altro che il risultato di una messa in scena. Dopo lo dicono quando non serve più, quando l'immagine è già rimasta. Ma pure il congresso americano ha detto che l'evento delle torri delle torri gemelle, sì, è stato un fake, è stato un'auto rappresentazione, diciamolo. No, un'auto, come si dice, attentato. Sì. Lo hanno detto al congresso. Ma non serve a niente. No, non è servito a niente. Non è uscita da lì. Il lavaggio del cervello travalica, questa è quello, è la conclusione a cui non vogliamo arrivare qui. Per i nostri amici è questo il principio fondamentale che sorregge il potere da 2-3.000-5.000 anni a questa parte e che vive sulle immagini, perché la memoria visiva è la memoria di un'immagine che ti si imprime nel cervello. Questo è il ruolo della televisione, questo è il ruolo del cinema, che ti si imprime nel cervello. Non a caso il cinema è controllato dagli amici, esatto, loro. Esattamente. Secondo cui le immagini dell'Atlantico in casa, la France Press, eccetera, c'è l'immagine di tre medici di Timisoara hanno affermato che i corpi di persone decedute di morte naturale sono stati prelevati dall'istituto medico legale e dall'ospedale della città ed esposti alle telecamere della televisione come vittime della Securitate. La smentita non ebbe praticamente spazio sui grandi giornali di informazione e fu ignorata dalle maggiori catene televisive. Fu considerata la strategia delle bizzarrie. Fu considerata la stregua delle bizzarrie informative, la scoperta di un Hitler vivo ed esule o di una moglie segreta di Stalin. Ma come se Stalin avesse bisogno di tenere segreta una moglie, cosa non credo. Che periodicamente vengono lanciate sul mercato delle notizie a effimera smentita di eventi storicamente accertati. Stavolta tuttavia qualcuno si diede la pena di svolgere nuovi accertamenti in una Romania uscita dalla febbre della rivoluzione. Le fonti interpellate furono concordi, le conclusioni molto concrete. Dopo un'inchiesta svolta sul posto, il quotidiano francese Libération dedicò infine 8 pagine e la copertina al falso massacro di Timisoara. L'editoriale diceva tra l'altro: Libération, come altri, ma questo non può essere una scusante, ha dunque pubblicato un'informazione priva di ogni fondamento. Pochi giorni dopo, nel Nouvel Observateur si chiedeva: Romania, chi ha mentito? E ricostruendo le false notizie da Timisoara,
constatava in 5 giorni, dal 20 al 25 dicembre 1989, l'informazione ha deragliato come mai era successo in passato. Ma guarda che novità, ma guarda che sorpresa. Ciò che ai due cronisti italiani era apparso scandalosamente evidente fu confermato ufficialmente e burocraticamente dalle ricostruzioni anagrafiche delle autorità romene, riferite dai giornalisti di Liberazione. Madre e figli assassinati erano rispettivamente Zanfira Baintan, un'anziana alcolizzata morta a casa sua di cirrosi epatica l'8 novembre 1989, e la bimba Cristina Steleak, morta per una congestione a casa sua a 2 mesi e mezzo di età il 9 dicembre 1989. L'autocritica pubblica dei due giornali francesi fu un bel gesto e sarà forse ricordato in qualche manuale giornalistico. Non cambiò tuttavia il corso dell'informazione né quello della storia. Questo è il punto. È questo quello che diciamo noi. Tu riempi le chiese di affreschi dedicati alla risurrezione. E quello diventa vero. Molti grandi giornali dei pianeta riferirono in pagina interna dei nuovi sviluppi della perdita dimensionale, già in pagina interna, in modo così conciso che pochi lettori furono messi in grado di valutarli. Altri addirittura, soprattutto le TV, ignorarono del tutto la questione. In Italia solo alcuni specialisti trovarono il tempo di riflettere su quella che Michel Castex dell'AFP definì un mensonge gros come le siècle, una menzogna grosso come il secolo. Ma questo ancora non sapeva quello che sarebbe avvenuto dopo, e questo è soltanto l'inizio, una prova, una sperimentazione, vedere fino a che punto si è capace di manipolare gli avvenimenti. Allora, Giulio Cesare ha scritto il Debello Gallico e il Grebello Civili. Ovviamente aveva ragione lui. No? Ah, no, ma soprattutto perché lui effettivamente le cose che scriveva le pensava e le faceva. Sì, ma in ogni caso noi sappiamo che l'ha scritto lui, sì. Per cui quale qualsiasi elemento di incertezza lo diamo per scontato. A lui. È lui, ma sicuramente con Maria De Cazzate, attribuendole a lui, benissimo. A me quando lo traducevo mi piaceva. Ma è bellissimo, è un'opera colossale, mi sa che l'ha scritto. Però, ma scritta poi con uno stile sintetico, certo, puro, bellissimo. Però, siccome l'ha scritta lui, è chiaro che ci mette le sue ragioni. È pure chiaro. La gente lo capisce. Valuti per quello che la è. La falsificazione è implicita. E qui è la situazione. Qui ci sono i media completamente asserviti. E questa è la faccenda. Noi viviamo in una situazione di falsità virtuale dalla quale difficilmente riusciremo a liberarci, se ovviamente non avremo la capacità di leggere e riflettere su questi libri. Però tengo a ricordare ai nostri amici che questo libro qui è oggi pressoché introvabile. Ok? Come quasi tutti i libri intelligenti. Sì, è chiaro? Certo. Allora, uno di loro osservò acutamente che, costretta ad inseguire la carta stampata, ha cercato di produrre le tecniche televisive abbandonando il suo ruolo e la sua funzione di riflessione e amplificando, invece di contrastare, la verità delle immagini. Quindi anche questo è un concetto importantissimo. Oggi la carta stampata sta diventando sempre di più succube e succedanea. Esatto. Dell'immagine, e sta facendo la concorrenza all'immagine, non potendo far altro. Però dovendo fare la concorrenza all'immagine, si attiene ha all'immagine. Perso. No, ma è persa. Certamente. Ha perso. Dà ragione all'immagine. Invece deve andare a fare la riflessione, l'analisi, la ponderabilità, la razionalità delle informazioni, delle conoscenze, che viene strutturata secondo un metodo sequenziale, non come quello della TV,
che dà l'immagine, diciamo, lampo, no? Il flash sull'evento, e lo può anche in qualche modo travisare, intenzionalmente o non intenzionalmente. Comunque, proprio per, in quanto uno strumento imperfetto, perfetto verso alcuni aspetti, ma imperfetto verso altri. Certo. Molto più imperfetto rispetto alla lettura di un giornale o di un libro. Che cos'era realmente accaduto? Molti in quei giorni di dicembre in Romania erano evidentemente interessati ad una drammatizzazione degli eventi. Eppure nessuno al vertice, nel clan del dittatore o tra i ribelli, aveva il reale potere di manipolare o censurare in modo efficace, se non attraverso rozze menzogne propagandistiche. I giornalisti, per parte loro, non avevano certo complottato per ingannare l'opinione pubblica mondiale. Le redazioni in Europa e in America, infine, avevano selezionato, valutato e pubblicato. Le TV avevano trasmesso immagini, nient'altro che immagini, la storia in diretta. Tutto dunque era avvenuto sotto gli occhi di tutti, secondo routine e senza consapevoli inganni. E tuttavia la realtà non fu vista, né fu raccontata. Furono raccontate le notizie, ma le notizie erano del tutto difformi dalla realtà. Erano un'altra realtà. Io leggo intenzionalmente perché mi auguro che le persone riescano a capire che la rivoluzione che finalmente c'è in atto nel mondo moderno, grazie alle forme alternative, è un coltello a doppio taglio che si sta riverberando contro di loro. Esatto. Perché mentre la massificazione dell'informazione, che era prima da una origine o poche origini, sotto il controllo di loro signori, come vogliamo chiamare sempre noi, oggi c'è una diaspora e una massificazione orizzontale, per cui tutti diventano giornalisti, reporter e utenti dell'informazione. E questa è la grande rivoluzione. E questa è un coltello a doppio taglio che si rovescia contro quelli che avevano utilizzato fino adesso lo strumento dell'informazione. Esattamente. Esattamente. Leggeremo fra qualche giorno un articolo tratto dal settimanale 7 del Corriere della Sera, che presenta un nuovo libro dove dimostra finalmente, io l'ho sempre sostenuto e in maniera inequivocabile, che l'origine vera della rivoluzione francese è stata l'enciclopedia, e non poteva essere diversamente, perché ha avuto quasi un secolo per maturare. Esattamente, la rivoluzione avviene sempre a livello mentale e intellettuale. L'allargamento l'allargamento delle capacità interpretative e delle visioni, nonché delle conoscenze, portano inequivocabilmente alla rivoluzione, e la rivoluzione, se è tale, porta allo scambio dei ruoli e delle funzioni. Chi stava al vertice finisce nella polvere. E stiamo per finire. Ciò che restò nella coscienza del mondo civilizzato fu la tremenda carneficina. Furono le fosse comuni scoperte nel cuore dell'Europa. Ovviamente questo qui non si azzarda a parlare, no, di Auschwitz e compagnia cantante, perché l'immagine è questa. Beh, l'immagine è chiara. L'immagine è chiara, la conoscenza è chiara, non c'entra più la critica, c'è il mito. Certo. Restarono le notizie di una realtà inesistente, non la realtà che era esistita. I morti furono dunque, nella storia e nel ricordo dell'umanità civile del pianeta, 4.632. Ecco ciò che accadde realmente a Timisoara nel mese di dicembre del 1989. C'è una frase di Nietzsche che va comunque riportata. Io l'ho fatto, dice la mia memoria. Io non posso aver fatto questo, dice il mio orgoglio, e resta irremovibile. Alla fine è la memoria ad arrendersi. Friedrich, è vero. Nietzsche. È vero. Mi è successo anche ieri. Parlavamo
degli stronzi che pubblicano le foto dei bambini piccoli su Facebook, no? Che oltretutto è pure sì. illegale. E io dico, guarda, questi stronzi, no? E mia figlia che stava lì da sotto mi ha detto, guarda che pure lì l'hai fatto. E quindi io non me ne ricordavo proprio, perché il mio, eccolo qui, Nietzsche, certo. il mio orgoglio mi impediva di ricordarlo. È così. Ma comunque Nietzsche è un grande, noi sappiamo perfettamente, che è un grande, la conclusione ancora che Nietzsche è una cosa, i mistificatori sono un'altra. E fin dai tempi, del buon Mosè, e grazie al nostro amico, Biglino, anche queste verità stanno emergendo e un mondo intero che ha basato il proprio assoluto potere sugli altri, proprio su queste menzogne, sta per crollare, tutto sta per crollare, ok? Adesso diventeranno, ma loro lo sanno benissimo, stanno portando tutto sul piano delle multinazionali. Esattamente. Loro diventeranno la più grande, ma apparentemente, palesemente, si appaleseranno per quello che sono, cioè la più grande multinazionale al mondo. Che è come una religione, perché alla fine o stai dentro di loro e credi nelle loro cazzate e quindi fai parte della loro entourage, fai la carriera, fai tutte le varie cose, oppure se non la pensi come loro sei fuori e sei eretico, sei discredente, sei sanzionato, sei addirittura eliminato, sei fastidioso, eccetera. Quindi siamo in un momento di grande trapasso, tutte queste disinformazioni servono a creare un culto del capitalismo, principalmente delle multinazionali, e quindi a creare consumatori ebeti, incapaci di intendere di volere, senza capacità reattive, senza opinioni, senza identità, senza sesso, senza diritti e senza un caso. Compratori coatti. Gente che apparentemente vive, in realtà è solo un ologramma. Sì. Un ologramma. Esattamente. Per capire, per dare un senso d'immagine, no? In senso ampio, no? Cioè, un ologramma, non una persona reale con affetti, sentimenti, pensieri, idee, progetti di vita, zero, progetti di vita zero, perché crei un'alternativa al loro modo di divenire, no? Crei una possibile fonte di conflitto, magari traslata nel futuro, ma che prima o poi potrebbe creare dei contrasti, degli attriti. E invece non vogliono aspettative, non vogliono progetti, vogliono la vita nel presente, nell'assoluto presente. Io direi che siamo stati abbastanza completi. Le richieste dei nostri amici sono state ottemperate. Direi di sì, direi che insomma, anche se certamente abbiamo, c'è anche qualcuno che mi manda degli articoli che sono usciti anche su Euroasia per quanto riguarda la caduta di Ceausescu, articoli che vengono fuori adesso in cui appunto si parla appunto dei veri motivi per cui questo avvenne, cioè la realtà era quella di impossessarsi delle risorse della Romania. E appunto Nicolao Ceausescu, tu essendo un nazionale comunista come Milosevic l'altra in Serbia, non ci stava, e quindi ecco che si preparò nazionale comunista, esattamente, sì. E si preparò chiaramente il golpe in quel modo lì, facendo credere cose che poi purtroppo abbiamo visto che non erano vere, insomma, anzi non erano vere, meno male che non erano vere, se no purtroppo. Quindi, ci ha fatto vedere una realtà. Allora mi ricordo anch'io che seguivo questa con ansia questa rivoluzione a est, e tutti si illudevano: ah, ci sarà finalmente libertà per tutti, una nuova Europa, una nuova qui, una nuova là. Invece no, sta avvenendo la stalinizzazione dell'Europa in modo peggiore di quello che va a stare la URSS, diciamo, fino al 53, quindi diciamo fino a 65 anni fa circa, insomma, ecco. Voglio dire, questo è un po' diciamo il discorso da capire, perché dietro questi movimenti ci sono sempre qualcuno, cioè interessi di lobby che hanno un obiettivo di quello di possessarsi delle risorse del paese, per esempio così.
lo devi mettere per scontato. Questa sì, sì, ma, no, ma è per capire quelli che hanno detto. Il mondo va male perché c'è troppa gente che crede che i porci possano volare. Forse un giorno magari voleranno pure, ma io adesso non ci credo assolutamente. Pertanto, se voi immaginate un paese che non ha risorse, che magari non c'è nulla, che magari avvengono le cose più schifose, tutti se ne fregano, ma basta quel paese ha una risorsa così importante, pur se non succede nulla, la fanno provocare purché succeda, in modo da avere il pretesto di rubargli le risorse. Questo è quello che avviene. Ecco, questo è così è che bisogna inquadrare le cose e capirle, anziché andare a credere a certe idiozie che ancora oggi girano alla grande, tutto qua. Guarda, noi bene, abbiamo, nella nostra civiltà, periodi particolarmente, diciamo, definiti a secondo della caratterizzazione preminente che c'è stata in quell'epoca, no? Per esempio, l'epoca della pietra, l'epoca del bronzo, l'epoca delle prime repubbliche dell'Egeo, no? Le prime città-stato e così via. E poi gradualmente, no? Finché arriviamo alla società unica, prevalentemente occidentale, che quella è la civiltà, che nasce in particolare diciamo nel tempo moderno con la il risorgimento italiano, no? E poi, che ne so, il secolo dei lumi in Francia, no? Oppure la rivoluzione industriale in Inghilterra. Questo secolo qui, il ventesimo e il ventunesimo, il ventesimo sarà quello dell'energia atomica, sicuramente, che è quella che l'ha, diciamo, pregnato maggiormente, delle altre scoperte analoghe. Ma quella del ventunesimo secolo sarà quello che aveva previsto George Orwell già nel 48, quando lui, in prima memoria, pubblicò i suoi tre libri, in cui faceva riferimento massiccio a una società che evidenziava in base alla permeazione a tutti i livelli della comunicazione censurata da una parte e dall'altra massiccia imposta massicciamente, no? Certo, certo. Noi oggi viviamo in una società dove il controllo mediatico è assoluto, gente come noi saranno quelli che saranno primi fra tutti perseguitati, ci può scommettere, quando cominceremo a dare fastidio, stai tranquillo che noi ci rompono le palle, capito? Ma sicuramente, ma questo non ci piove, in effetti sarà così, caro, carissimo. Perché andiamo Orazio a scompagnare i loro progetti, andiamo a mettere la sabbia in mezzo ai cuscinetti che altrimenti girerebbero alla grande. Sì, e invece noi esattamente li blocchiamo, capito? Bene, esattamente. Bene, ragazzi, allora io adesso devo chiudere, anzi io sapevo che se Orazio avrei fatto altre cose, però purtroppo ho il tempo che questo quello che è. Se ma Orazio per leggere una mezza paginetta? Guarda, massimo 10 minuti, ma neanche. Sì, ma guarda, se no, guarda, prima la leggiamo in paginetta, ma non ci vuole nulla. Allora dobbiamo scendere alle 6:30. Allora, prego. Una parte che ai nostri amici piacerà molto. Allora, prego. Piloti e soldati statunitensi lo chiamarono poi Turkey Shooter, caccia a tacchino in fuga, in rotta verso il nord. Alcune migliaia di veicoli, certamente più di 2000, avevano abbandonato le troppo esposte autostrada a 8 corsie Kuwait City Basra e si erano ammassati lungo la vecchia strada Yara Ums Quasra. Secondo i frammenti di racconti fatti dagli accaldati piloti dei cacciabombardieri Hornet all'inviato del Providence, laggiù si era creato un ingorgo pazzesco di auto, camion, jeep, vecchie carcasse d'autobus, ambulanze, blindati e carri armati, straboccanti di civili e militari e usati come mezzo di fuga. Se Saddam c'aveva il SAM 400, gli faceva un culo. Scappavano i soldati che avevano occupato e devastato Kuwait City, scappavano i funzionari spediti da Saddam con le loro famiglie, scappavano i palestinesi che temevano la rappresaglia per collaborazionismo, scappavano migliaia di asiatici, indiani, pakistani, cingalesi emigrati in Kuwait e timorosi del futuro.
è uno spettacolo, paraurti contro paraurti, sull'asfalto e ai lati dell'asfalto, sembra l'autostrada di Daytona Beach durante le vacanze di Pasqua. Secondo le ricostruzioni fatte molto mesi dopo dalla rivista statunitense Commander, la colonna fu bloccata con un attacco dal cielo ai piedi della collinetta di Mutla Ridge. Gli A-10 decapitarono la testa e la coda del convoglio con bombe incendiarie al fosforo. Sull'infernale che ne derivò, mentre la gente come impazzita scappava dagli autobus, dalle auto, dai camion, si lanciarono i cacciabombardieri che il fortunato giornalista Randall Richard aveva visto decollare a ritmo febbrile dalla USS Ranger. Secondo la descrizione di un pilota, era come quando ti alzi la notte e accendi la luce in cucina. Correvano dappertutto come scarafaggi e noi li stavamo ammazzando. Mentre tutto ciò accadeva, le TV di tutto il mondo, sintonizzate su quella che era stata definita la prima guerra in diretta, trasmettevano immagini strazianti ma rassicuranti di soldati iracheni che si arrendevano, uscendo in fila a mani armate dai loro rifugi. Quelle drammatiche scene, si seppe poi, furono girate più e più volte per consentire alle varie truppe televisive di riprenderli, così come due capi di Stato si stringono la mano a lungo sotto il lampo dei flash, o una squadra di calcio si mette ripetutamente in posa prima della partita. Questo lo volevo leggere a conclusione di quello che abbiamo detto. Hai fatto molto bene, hai fatto molto bene. Niente, allora ragazzi, io a questo punto... Molto bene, io vi saluto, anzi Vito Razio a farsi vedere quanto prima, perché dobbiamo affrontare... Dico Razio, tu che sei esperto, dobbiamo affrontare l'argomento, adesso quindi appena mi auguro quando vedo Giorgio me lo dici, mi avvisi, l'argomento appunto, parliamo della Repubblica Romana, ma quella preimperiale, non quella... Ne parleremo il 21 di aprile. In particolare, no, cominceremo con una serie di due o tre trasmissioni di video a partire dal 21, dal 18-17, in modo da poi concludere il 21 con il giuramento, il terzo giuramento del Monte Sacro, sul Monte Sacro. E noi ripeteremo. Va bene, allora vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo presto per appunto per parlare anche della Repubblica Romana, che appunto ho detto prima, preimperiale, sperando che Orazio sia presente, visto che Orazio è l'argomento, so che sa molte cose. Allora ci sentiamo presto, ciao. Sacri curandum. Grazie, ciao, state ciao, bene. Ciao, Gaudeamus priapunque. Va bene, ciao, ciao, sempre, ciao, a presto.